Torna a disputare una gara ufficiale l'FC Matese. Non accadeva dal 10 gennaio, giorno dello schiacciante 3-0, inflitto al Tolentino. Da lì in poi la squadra del presidente Rega si è ritrovata costretta a rinviare ben 5 partite. Non un avversario simpatico, il Rieti di Mister Campolo, caduto 7 giorni fa tra le mura amiche per mano della sempre più sorprendente matricola Castelnuovo Vomano. Arbitra il signor Marin della sezione di Porto Gruaro, fase di studio più lunga del previsto. Urbano perde ad USA dopo pochi minuti ed è costretto alla prima sostituzione che porta all'ingresso in campo del 2002 Mariconda. Dobbiamo attendere il 18esimo quando i laziali riempiono il nostro taccuino con questa conclusione sbilenca di Orchi. La risposta locale affidata a Galesio, minaccioso nel gioco aereo, soluzione angolata al lato di pochissimo, mentre la neve inizia in maniera graduale a ritagliarsi il suo spazio all'interno della sfida. Sempre Galesio che soffre per l'assenza di Abreu, il centravanti campano di nuovo sul pezzo poco dopo la mezz'ora, gesto acrobatico che non crea alcun inconveniente a Scaramuzzino. 41esimo calcio d'angolo in favore del Rieti, pallone allontanato dall'area di rigore, raccoglie Vari che chiama Palombo alla parata. Si va al riposo a reti inviolate, intervallo che riordina un po' le idee e con esse anche le condizioni meteo, con maldestri progetti fino a qualche minuto or sono. Al via il secondo tempo con il nostro Antonio Di Perna in cabina di regia, serve tutta la bravura del portiere biancoverde su un pallone velenoso che Brumat gira in porta sotto misura quasi a colpo sicuro. Palombo riesce a preservare la propria porta. Fronte opposto, punizione dal limite per i campani, Barone non tiene bassa la mira, partita più entusiasmante sotto il profilo delle manovre d'attacco, tiro dalla bandierina per i rossi, stacca Scognamiglio senza influenzare gli equilibri. Al decimo Barone insiste con le punizioni, posizione più interessante rispetto a quella precedente, Scaramuzzino a vita facile. Al quarto d'ora occasione per gli ospiti, corsa di Marchi che si presenta stanco al dolce appuntamento come testimonia l'esito della conclusione che vede la sfera perdersi largamente sul fondo. Ancora Barone offre assistenza a Ricci, puntuale al limite dell'area piccola, la punta matesina non solca a dovere. Di lì a poco marcatura annullata, Galesio, il numero 9, corregge in rete di testa il corner battuto da Barone, commettendo però un'irregolarità ai danni del difensore. Il direttore di gara fischia il fallo in attacco. Minuto numero 33, Ricci dalla mancina apre il piatto per Abreu che di prima intenzione manca il punto del vantaggio a portiere praticamente battuto. Lo stesso attaccante con la maglia numero 20 nel finale manifesta eccessiva fretta nella gestione di un pallone che poteva offrire spunti più interessanti. Ne viene fuori soltanto un tiro alle stelle, finisce 0-0, privo di vincitori il verdetto del Ferrante. Il Rieti torna a conquistare punti dopo le battute di arresto con Campobasso e Castelnuovo a Vomano. L'FC Matese chiude con un pari il girone di andata e con 5 partite da recuperare, due molisane sul cammino dei biancoverdi. Mercoledì in programma il recupero con il Vasto Girardi e domenica in Campania arriverà l'Agnone per la prima di ritorno.